Sala gremita per l'ultima lezione dei percorsi formativi in outdoor organizzati da Sinca Confartigianato con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche, live e il contributo della Camera di Commercio delle Marche. Al centro della lezione tenuta dal professor Luca Marinelli, il tema della gestione dell'intelligenza artificiale nel marketing, dall'analisi dei dati alla creatività, che ha visto un'ampia parte dedicata a dimostrazioni pratiche di come l'intelligenza artificiale possa aiutare un'impresa nella costruzione di un messaggio commerciale e di un piano marketing. 18ª edizione, appunto, quest'anno abbiamo voluto sperimentare anche questi appuntamenti outdoor per dare modo di dare visibilità anche dei nostri associati, imprese che sono vicine, che secondo noi hanno comunque qualcosa da raccontare e possono essere comunque interessante esempio per molti, e poi per cercare anche di creare quelle situazioni di matching tra imprenditori e alcune imprese che sono appunto nel nostro territorio che sono delle eccellenze. La lezione è stata seguita dagli interventi di Giuseppe Di Maio, direttore commerciale del gruppo Domina Via Vai, e dei formatori Volkswagen sul tema dell'innovazione in ambito di mobilità elettrica. A prendere parte ai lavori, a portare un saluto accanto a Graziano Sabatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino, e Eugenio Massetti, vicepresidente di Confartigianato Nazionale, che si è complimentato per l'alto valore delle lezioni, sottolineando l'importanza di fare formazione e di avere imprenditori capaci di mettersi in gioco in una situazione complessa in cui le sfide del mercato si possono vincere solo aumentando le proprie competenze. Il tema oggi è trovare chi formare. La denatalità di questi ultimi 20 anni ci ha portato ad una carenza di giovani che purtroppo non si trovano sul mercato, e quelli che ci sono vanno assolutamente formati, perché sennò c'è il rischio che nelle aziende abbiamo tanti magazzinieri, tanti mughettisti, rispettabilissimo quel tipo di lavoro, ma dall'altra parte del capannone non abbiamo quelli che producono, e lì servono persone formate. I percorsi formativi in outdoor sono nati proprio con lo scopo di mettere a disposizione delle imprese un'offerta formativa di alto livello che integrasse la scuola per imprenditori. I percorsi hanno fatto uscire le lezioni dalle tradizionali aule, accompagnato i partecipanti a conoscere imprese innovative per quanto riguarda i processi produttivi, i prodotti e l'organizzazione del lavoro. Oggi assistiamo a questa rivoluzione, appunto, che viene determinata dall'ingresso dell'intelligenza artificiale generativa, che per la prima volta, appunto, non è più un solo sistema, diciamo, a supporto delle decisioni, ma è in grado di creare, appunto, contenuti, idee, progetti, e quindi stiamo assistendo a un tipo di supporto che senza precedenti. Quindi l'obiettivo oggi è proprio capire qual è il ruolo di queste tecnologie, perché non è solo uno strumento, ma è qualcosa di molto più complesso. Si possono inserire nelle attività di marketing di tutti i giorni, ma anche dando vita a delle cose totalmente nuove, e quindi la sfida sarà capire come utilizzarle, come cavalcare questa rivoluzione e non subirla o prenderne le distanze, perché potrebbe essere pericoloso.